Faticosa e sofferta vittoria del Parma sulla Sampdoria, un solo gol, quello vincente di Zola, aiutato da una deviazione di La Monica. Nel rivederlo non può sfuggire l'eleganza del prezioso assist di Brambilla, ma nel contempo si vede che la deviazione di La Monica toglie a Pagotto ogni possibilità di intervento. Il tutto accadeva dopo 19 minuti e qualche secondo di gioco, la qualcosa induceva i più a ritenere che il Parma potesse inseguire una goleada. Tanto più che, come spesso ha dato a vedere, il Parma manteneva più a lungo il possesso di palla, senza tuttavia impensierire Pagotto. Ma in questa prima parte di gioco anche la Samp non riusciva a pungere più di tanto, visto che l'unico tiro in porta lo cercava Carambò con una parabola arcuata ma troppo lenta per scavalcare Bucci. Viste le premesse, era davvero difficile prevedere che nella ripresa fosse proprio la Sampdoria a mettersi in mostra, senza tuttavia, nonostante l'assidua ricerca, trovare il gol. Sì, bravo Catozzi, tre punti importanti ma difficili, perché abbiamo giocato contro una squadra messa bene in campo, una squadra che non ha concesso spazi e che ha giocato sicuramente una buonissima partita. E visto che il Parma si limitava a cercare la porta su tiro piazzato, anche se da distanze a dir poco proibitive, come nel caso di Stoichkov e Baggio, Chiesa e Moriero, subentrato a Seedorf, a mezz'ora dal termine, si incuneavano in ogni modo nell'area di Bucci. È vero che non sono mai riuscito ad arrivare al tiro, però è altrettanto vero che il Parma è stato costretto più volte ad usare le maniere forti. Non siamo stati fortunati neanche oggi. Però abbiamo fatto una buonissima gara e se giochiamo sempre così sono tranquillissimo. Episodi contestati in aria da parte dei suoi, addirittura quattro. Sì, ma a questo punto è una regola, perché ogni domenica è così, purtroppo è oggi forse c'era qualcosa, però spero che possiamo vedere stasera in televisione. Non quattro, forse i rigori non visti da Beskin, la cui direzione non si può definire esemplare. Certo, almeno in due casi, però, Moriero e Chiesa sono finiti a terra più per colpa degli avversari che del terreno, comunque sdrucciolevole. Il tutto in un pomeriggio uggioso e grigio, proprio come lo spettacolo, privato di grande interesse, vista l'incolpevole inoperosità dei due portieri. Certo, anche per questo gli sguardi si sono più volte spostati sulla tribuna centrale, non solo per la presenza di Sacchi, ma anche e soprattutto per quella di tale Tino Aspriglia, che non andrà più in Inghilterra, ma è tornato per giocare nel Parma. Un motivo in più per sperare che al Tardini possa ritornare anche lo spettacolo. Da Parma, per la Domenica Sportiva, Pierpaolo Cattozzi.